Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un giovanissimo e bravissimo cantautore. È con noi Sheriff. Ciao Sheriff, Buonasera, che buonasera a tutti. Eccomi. piacere. Allora, tu sei in promozione con un brano molto carino, Supercar. Dai, parlacene. Grazie. Allora, Supercar in realtà è il mio secondo pezzo che ho scritto, no? Il primo è stato Testa. Supercar è particolare per me, ho un rapporto strano con Supercar perché non la reputo una canzone mia al 100%, reputo questa canzone una canzone al 50% mia e al 50% diciamo di tutti perché secondo me è una canzone in cui qualsiasi persona può comunque ascoltare e ritrovarsi anche in una frase, in una parola del testo, insomma può ritrovarsi. Ricordarsi di momenti passati con una persona a cui si voleva bene o diciamo dei ricordi, ecco. Quindi Supercar non è nata con questo intento. Volevo fare un pezzo come sempre, no? Poi mi sono reso conto, ho detto, cavolo, questo pezzo ha il potenziale perché chiunque può rispecchiarsi nel testo di Supercar, no? Quindi è stato questo, secondo me, il punto di forza della mia canzone. Quindi è nato spontaneamente, ero in treno perché stavo andando al mare, quindi stavo pensando a tutti i ricordi del mare, ragazze, amici, amiche, insomma, tutti questi ricordi in testa e ho pensato anche magari a una persona speciale per me. Mi sono chiesto cosa vorrei dire a questa persona. Mi sono ricordato tutte le cose che abbiamo fatto insieme. Quindi è nata un po' così in modo spontaneo, molto In modo spontaneo. spontaneo. Senti, come ti sei avvicinato al mondo della musica e quanto tempo fa? Sei giovanissimo. Allora, sì, ho 18 anni, fra un po' 19, ecco. Però diciamo vorrei rimanere sempre sui 18 in realtà, non voglio crescere così in Vero, fretta. vero. Però vabbè, mi sono avvicinato alla musica 2 anni fa ormai, sì, in maniera seria e concreta. Ho provato in precedenza a scrivere qualcosa, però comunque ero forse privo di esperienza, non so, non avevo molta ispirazione in quel periodo, quindi scrivevo per me delle cose banali. Grazie. Slash a causa di una relazione andata male con una ragazza, mi sono sbloccato. Ho iniziato a scrivere i miei primi pezzi, i miei primi testi in maniera seria, con un senso logico almeno. E da lì, comunque, ho iniziato a scrivere un sacco di canzoni anche d'estate, che comunque era il periodo successivo a questo mio boom di idee. E quindi di conseguenza d'estate ho creato un sacco di pezzi. Poi sono tornato nella mia città che è Foggia attualmente. Sono tornato in città e ho proposto i miei pezzi a vari studio, ho collaborato con vari producer. Poi comunque mi sono avvicinato in maniera sempre più concreta al mio obiettivo musicale. Sentivo che non che non do, il luogo in cui magari lavoravo non era il luogo giusto per me, perché magari avevo bisogno di persone più esperte che sapessero cogliere il mio potenziale in maniera più seria, no? Perché ho sempre lavorato con persone della mia età, con i miei coetanei, a volte anche più piccole, anche più piccoli d'età, insomma. Quindi mi sono avvicinato in maniera concreta a Daco Crew, che saluto e ringrazio, che è la mia attuale etichetta, mi ha permesso di esprimere al meglio il mio potenziale. Di creare sia testa sia supercar. Sia Supercar. Senti, cosa ti hanno detto i social? Quante critiche positive hai ricevuto? Allora, per quanto riguarda questa domanda sulle critiche, devo dire che ne ho ricevute ben poche, per fortuna. Diciamo, in questo caso la cosa che mi aiuta è non essere un artista così grande e affermato in Italia, perché comunque ho iniziato a fare musica da poco tempo in maniera professionale. Sto andando bene, sono soddisfatto dei miei risultati, però comunque voglio sempre di più e il mio obiettivo non è rimanere, diciamo, così come sono adesso. Però comunque, tornando alla domanda,
Ne ho ricevute ben poche perché in realtà sono circondato di persone che mi vogliono bene, amici, amiche, famiglia. Poi anche tu sai com'è in questi Tant'è casi, no? Che vero, ti io ti ho detto, supportano un fa po' anche tutti. critiche Esatto. Per positive. esempio, a mia madre piace più Testa, il pezzo che ho fatto uscire in precedenza, invece a mio padre è più Supercar. Più supercar. Quindi diciamo c'è anche questo confronto in famiglia e non solo. Comunque, sinceramente parlando, non ho molte critiche alle spalle, forse perché sono ancora Perché devi dentro ancora da poco tempo. crescere. Ne vedrò delle belle, forse, però boh, vediamo. Sei giovanissimo e va bene così. Senti, ci dici le tue pagine social? Certo, allora, le mie pagine social sono su Instagram, mi chiamo Mon Sheriff. Sheriff si scrive C-H-E-R-I-F, perché tutti quanti sbagliano a scrivere il mio nome con S-C-H, insomma, ho visto di tutto e di più. Quindi Mon Sheriff su Instagram, su Spotify Sheriff, semplicissimo, quindi C-H-E-R-I-F, basta. Facebook non lo uso tantissimo, però anche lì potete trovarmi come Mon Sheriff, se non sbaglio. E niente, su YouTube io collaboro con Daco Crew, quindi su Daco Crew trovate i miei video che consiglio perché comunque anche quelli sono belli a parer mio e mi piacciono, quindi questi qua sono i miei profili più attivi in questo momento. Poi mi trovate su tutte le piattaforme online, però principalmente su Instagram. Se volete novità, news, Instagram è la pagina giusta. Bene, Sheriff, io ti dico grazie mille. Grazie per avermi ospitato. Ci vediamo Supercar. Ciao. Ciao. Ti porto fuori da questa città pure senza supercar. Mi ha dato il cuore con un doppio tap come quello di Ti porto Instagram. fuori da questa città pure senza supercar. Dici basta che sto con te. Mi ha dato il cuore con un doppio tap come quello di Instagram. Apri dai che sono da te. Come al solito mo dicono che dovrei dire di no quando tu mi chiedi ci sei. E lo so che sembro stupido, ma tanto mi chiedo che ne sanno di lei. Non lo so come mai. Ora che ti parlo no, non mi rispondi, ma alla fine scoprirò cosa sai. E finiremo a ridere come gli altri giorni. Ti porto fuori da questa città pure senza supercar. Mi ha dato il cuore con un doppio tap come quello di Instagram. Come quello di Instagram. Non lo so, uno come me e una come te, fidati che non vanno d'accordo. Ma lo sai com'è, quando stai con me quasi me ne scordo. Dimmi che non ti ricordi, così rifacciamo quello che ci siamo fatti. Siamo a letto e non ce ne siamo nemmeno accorti. E anche se è sbagliato non me ne importa degli altri. Non lo so come mai. Ora che ti parlo no, non mi rispondi, ma alla fine scoprirò cosa sai. E finiremo a ridere come gli altri giorni. Ti porto fuori da questa città pure senza supercar. Mi ha dato il cuore con un doppio tap come quello di Instagram. Come quello di Instagram. E ce ne andremo su una supercar. E ce ne andremo su una supercar. Ce ne andremo su una supercar.